Piero Mucci, subito dopo l'incontro, cosa è successo? Com'è andata? Bene, ti abbiamo visto. Allora raccontaci in due parole le parti match più difficile. Divertenti. Match difficile, combattuto fino alla fine. Mi sono ritrovato in debito di ossigeno una quarta, però per fortuna sono riuscito a vincere. Qual è stato il momento più difficile? Ma la quarta ripresa. Come si è stuccato il fiato, sono rimasto alla sopravvivenza. E poi però hai reagito, insomma, immediatamente. Grazie all'aiuto del maestro all'angolo che mi ha caricato fino alla fine. Cosa dice il maestro? Il maestro dice che quest'altra volta ci alleniamo di più e i match non finiscono. Il maestro? Il maestro dice che quest'altra volta ci alleniamo un po' di più. Sì? E questi match qui non devono finire. Come non devono finire? A favore nostro devono finire. Vabbè. Dobbiamo andare via prima. Vabbè, va bene, ma comunque è stato un bel match. È stato sempre un grande, com'è? È un gladiatore, massimo. È un gladiatore, no, ma forte, poi l'abbiamo visto. No, beh, accidenti, non ha mai. C'ha cuore, è vero? Il maestro, come si chiama il maestro? Biagini. Biagini, allora ringraziamo Piero Mucci. Ha dato una sensazione di un Messi di quelli a grande livello americano. Ma visto, ci sono messi tutti e due a scambiare lì. No, ma è stato veramente. Ma a parte che Piero Mucci ha anche un physique du rôle, diciamo, c'è un bel tatuaggio, eh? È fantastico. Allora, grazie a Piero Mucci. Grazie. Ciao. Grazie.